Allora ragazzi, è arrivato il momento di Maison Asrar e partiamo con Shaheen nella versione black. Sigla. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati o benvenuti se è la prima volta che vi sintonizzate qui sul mio canale. Io sono Roby, all'interno parliamo di profumi. Se ancora non l'hai fatto, come al solito, ti chiedo la cortesia di iscriverti, attiva la campanella perché resti aggiornato sempre su tutte le novità del canale, ma soprattutto anche su tutte le novità presenti nelle shop. E ti ricordo che solo ed esclusivamente qui su YouTube vengono pubblicate in anteprima tutte quelle che sono le promozioni che troverai sul sito. Ti ricordo l'indirizzo www.robin1976.it. Allora ragazzi, parliamo di Maison Asrar. Oggi lo voglio fare partendo con Shaheen nella versione black. Abbiamo praticamente un profumo dei tipici sentori medio orientali, quindi è un profumo che da quelle che sono le note scritte fa parte in buona sostanza del gruppo proprio dei legnosi orientali. Andiamo ad analizzare un attimo quello che è, scusatemi, la scatola, quindi la presentazione. Scatola rettangolare, non so se riuscite a vederla, vi faccio vedere in questo modo: nera in rilievo dorato, c'è un falco, la scritta Shaheen Maison Asrar, dietro abbiamo il bollino di originalità. Allora, profumo che si apre così, quindi tirando indietro la parte superiore, e poi praticamente la scatolina si apre in questa maniera. Al suo interno troviamo una boccetta. Boccetta con la testa di un falco di un'aquila, colore nero, tutta in vetro, con anche il disegno qui sulla parte posteriore di questo falco. Allora, andiamo a vedere quali sono le prime impressioni su questo profumo, ma prima di tutto, come al solito, andiamo ad analizzare insieme sulla scheda quelle che sono le note presenti all'interno del profumo. Allora ragazzi, come vi dicevo, classificazione di questo profumo legnoso orientale. Nelle note di testa troviamo incenso, pepe nero e olibano, nel cuore betulla, cuoio e liquirizia, come note di fondo abbiamo vetiver, cedro e legno di agar. Rieccoci allora ragazzi, quindi come da notte, insomma, ci troviamo davanti a qualcosa di prettamente autunnale o invernale, quindi quello che mi aspetto è qualcosa di comunque speziato, legnoso, con appunto delle note di incenso che secondo me vogliono andare un po' a dare una rinfrescata in generale al profumo. L'ultima cosa, vi ricordo il formato Eau de Parfum 110 ml. Allora, andiamo a vedere insieme quali sono le prime impressioni sul profumo. Prima di tutto andiamo a dare un'occhiata all'erogatore. Direi che assolutamente nebulizza molto bene, quindi direi bene da questo punto di vista sul packaging. Allora, andiamo ad indossarlo su pelle. Io, come al solito, lo indosso a modo mio. A me piace tantissimo non avere problemi di quantità nell'indossarlo. Profumo, sento già una nota decisamente presente nell'aria di liquirizia. Liquirizia, ragazzi. Liquirizia. Sento molto bene sotto le note speziate. Sicuramente un pepe. Beh, il profumo così all'inizio lo ritengo veramente, veramente interessante. Ci sento delle leggere note incensate. Qualche piccola parte di resina e sotto del legno. Allora, ragazzi, come al solito, io mi prendo una pausa, per voi è un po' più piccolina e ci rivediamo tra pochissimo per le considerazioni finali. Non andate via, eh. Allora, ragazzi, finalmente rieccomi dopo questa, chiamiamola piccola pausa di più di 3 settimane praticamente, perché quelli erano spezzoni, come avete potuto notare, in una location completamente diversa. Lì ero stato interrotto da quelle che erano un po'
le motivazioni legate alla salute, insomma, che poi mi avevano bloccato con la ripresa dei video. Ma parliamo di questo profumo qua, ragazzi, Shine Black di Maison Asrar. Allora, vi dico con tutta onestà, qui ovviamente parliamo sempre di quelli che sono i miei gusti personali, e questo qui entra di diritto nella mia top 10 dei profumi invernali preferiti, ma sotto tutti i punti di vista. Il profumo è un profumo aromatico, è un profumo legnoso, soprattutto in apertura, molto bene questa nota di legno fumosa accompagnata da una liquirizia che è veramente morbidissima, è qualcosa di veramente incredibile. È molto simile, non so se alcuni di voi hanno avuto modo magari di provare a berlo, quel liquore alla liquirizia, aromatizzato alla liquirizia. È buonissimo, il profumo mi piace tantissimo. Apertura fantastica con questa leggerissima fumosità. Dopodiché, cosa succede? Tre quarti d'ora di proiezione abbondante a distanza di 1 metro circa, quindi direi assolutamente buona. Il profumo tende a trasformarsi, viene fuori una nota incensata accompagnata da della resina di olivano a rinfrescare il tutto. Profumo assolutamente straconsigliato. Nel frattempo, tra lo spezzone precedente e questo, è andato in sold out. Io ho avuto modo già, è già praticamente partito un riordino di questo profumo. Questo è un altro profumo assolutamente straconsigliato, un profumo da uomo, ottime le performance sia sulla pelle che sui vestiti, è un profumo da tranquillamente 6 ore abbondanti. Inizialmente può dare l'impressione di essere poco persistente, dopo una settimana il profumo ha iniziato ad assestarsi e ogni volta che lo indosso è veramente qualcosa di meglio che mi lascia sempre a bocca aperta. Straconsigliato. Allora, Shine Black, finalmente sono riuscito a chiudere questa recensione. Io per il momento ho concluso, vi saluto e vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti da Robby, a presto.